Che io leggessi una cosa che ha scritto oggi pomeriggio. Un saluto a tutti e a tutte. Ci siamo visti molte volte in queste strade, per i sentieri, davanti alle reti, sotto gli idranti e i lacrimogeni. Ciò che ci muove è il nostro amore per questa valle e per questa terra, che da troppo tempo sono violate da chi non ha ancora capito che il problema di questa valle sono loro, con la loro presenza, con il loro cantiere, con la loro arroganza, e hanno fatto della sopraffazione e della violenza l'unica arma per imporre un'opera devastante. Invasori che si nascondono dentro le loro divise e dietro le visiere dei loro caschi, o prepotenti e arroganti arroccati alle loro poltrone. Questo Stato calpesta una valle intera, una valle che dice basta alla devastazione del territorio e alla speculazione dell'ambiente. Un popolo che chiede di utilizzare al meglio le risorse economiche. Questo Stato tenta di privarci di ogni libertà, tenta di indebolire il movimento NoTav. Di fronte alle proteste di una popolazione intera, la risposta è basata su carcerazione, repressione e manganelli. Questa è la risposta di uno Stato che ha già perso. Non sono e non saranno certamente le operazioni di polizia a fermare la nostra lotta, che come gli alberi di questa valle si fonda su radici forti e ben radicate. Noi saremo sempre davanti a quelle reti e su quei sentieri. Sappiamo essere forti perché abbiamo dalla nostra parte la forza della ragione, l'amore per le nostre montagne. Noi adesso siamo privati della libertà di vivere le nostre vite. Hanno violato le nostre abitazioni, hanno violato la nostra quotidianità. Non sarà certo la carcerazione a fermare la nostra lotta. I NoTav non si arrendono, i NoTav rilanciano. Riprendiamoci la valle, riprendiamoci il futuro. Liberi tutti e libere tutte. E adesso...